Mi chiamo Alfredo Colombaioli, sono docente qui all'Accademia di Teatro. Insegno acrobazia e tecniche del comico. L'acrobazia è una disciplina molto severa, molto pericolosa, perciò il mio metodo di lavoro è quello di lasciare il più possibile i ragazzi liberi di interpretare a loro modo, di buttarsi o meno in questa arte dell'acrobata. Sono nato nel circo, perciò fin da bambino ho fatto acrobazie, ma essendo un piccolo circo naturalmente abbiamo continuato a fare molti esercizi diversi, molti numeri diversi. Poi all'età di 18 anni ho avuto la grande occasione e fortuna di andare a insegnare a Lodin Teatro, a Holstebro in Danimarca, da Eugenio Barba. E subito dopo è nata un'altra grande possibilità per me, una fortuna, di lavorare con Fellini, Federico Fellini, nel film I Clown. E di lì la mia carriera è andata avanti facendo molti film, naturalmente, come comico, come acrobata. La salsa cocktail è piena di grassi idrogenati! Ma che cosa ci vuole per diventare un attore? Cosa bisogna avere dentro per essere un attore? Poter trasmettere emozioni, poter dare a chi ci guarda questa voglia enorme di stimolare interesse. Perciò entrare in una scuola, questo è un aiuto fondamentale per diventare attore, ma ci vuole anche qualcosa di sé, qualcosa che appartiene a noi nell'anima, nella testa, qualche cosa che siamo, non dico nati per farlo, ma avere delle attitudini, avere quel particolare, quello speciale modo di esprimersi, il suono, il gesto, gli occhi, trasmettere di continuo emozioni senza che siano impostate, che diventano meccaniche, ma spontanee. Perciò la scuola ti dà un grandissimo aiuto, ma bisogna che qualcuno, voi stessi, avete qualcosa di particolare dentro, di speciale.